la profilassi con fattore sostitutivo, personalizzazione e protezione. Ciao, sono Marco e proprio come te ho l'emofilia. Come già saprai, l'emofilia è la carenza di un fattore della coagulazione, che quindi deve essere somministrato regolarmente. Oggi vorrei raccontarti cosa avviene dopo la somministrazione del fattore nel nostro corpo. È importante saperlo. Comprenderlo può aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita. Cosa succede dopo la somministrazione del fattore? Dopo l'infusione, la concentrazione del fattore nel nostro corpo aumenta e poco a poco viene eliminato, fino ad arrivare a un livello minimo. Quando il livello del fattore è alto, al picco, sei più protetto. Mentre quando scende al livello minimo, il cosiddetto trough level, ovvero a valle, la protezione è inferiore. Perché è importante sapere come variano i livelli di fattore nel nostro corpo? Il comportamento del fattore è unico e diverso in ogni paziente. Dipende dall'età, dalla rapidità con cui l'organismo lo elimina e dalle caratteristiche del fattore stesso. L'ematologo, dai risultati degli esami del sangue eseguiti in momenti diversi, è in grado di tracciare la tua curva farmacocinetica con quel determinato fattore. Ma cos'è la farmacocinetica? È lo studio del comportamento del fattore nel tuo corpo ed è molto utile, poiché permette all'ematologo di personalizzare il trattamento. Sapere quanto velocemente il tuo corpo elimina il fattore consente di calcolare la dose che ti occorre e la frequenza di somministrazione. Tutto questo è molto importante, perché ti permette di sapere quando sei più protetto o meno protetto dal rischio di sanguinamento. Perché conoscere il livello del fattore ti aiuta a organizzarti meglio? Perché solo così puoi pianificare le tue attività tenendo conto del rischio di sanguinamento in base al tuo livello di fattore stimato. Per esempio, svolgere attività più intense subito dopo la somministrazione, cioè quando il livello del fattore è più alto, e scegliere attività più tranquille quando invece il livello è più basso. Oggi sono disponibili app gratuite che ti permettono di monitorare in ogni momento il tuo livello di fattore stimato e ti possono aiutare nel fare le tue scelte tenendo conto del livello di protezione. Per qualsiasi domanda, ricordati di consultare il tuo ematologo. Spero che questo video ti abbia aiutato a capire come si può personalizzare e adattare il trattamento alle tue esigenze grazie alla farmacocinetica. In questo modo puoi tenere conto dei tuoi livelli di fattore stimati quando organizzi attività con la famiglia, sportive e sociali, affinché tu possa essere più aderente al trattamento e prevenire i sanguinamenti. Conoscere la tua farmacocinetica può aiutarti a migliorare la tua qualità di vita.